Oltre 100 arresti in un mese, tre inchieste che hanno dimostrato un quadro davvero allarmante della presenza delle mafie nel Veneto, in particolare nel litorale veneziano ed Eraclea. Abbiamo voluto dare un segnale, io credo significativo. Abbiamo parlato con la Procura, abbiamo parlato con la Direzione Distrettuale Antimafia. Bisogna avere la consapevolezza che le mafie sono insediate su questo territorio, sono pericolose perché investono nell'economia legale miliardi di proventi illeciti. Il silenzio, il negazionismo fa il gioco delle mafie. Ma non si vede quello che sta girando per Eraclea, perché è palese, è in piazza, è nelle campagne, gira tranquillamente e si vede, si vedono. Non sono nascosti, non siamo vittime noi, siamo tutti colpevoli perché siamo tutti con gli occhi chiusi. Se non si rompe mai il meccanismo, si finisce inevitabilmente a tornare al punto di partenza. Ecco perché dico che la Commissione Antimafia, il pezzo del PD che c'è qui, è già molto importante. Attaccatevi a loro come una tozza. Io penso che noi possiamo andare via dando due messaggi. Uno, contate su di noi. Continueremo a seguire quello che succede qui e a dare una mano. Probabilmente torneremo, spero, con la Commissione Antimafia intera e diremo, dicendo le stesse cose, tra qualche mese. E soprattutto vi devo dire, esco da questa assemblea più ottimista, perché ho trovato persone coraggiose e consapevoli che so che nei prossimi mesi, nelle prossime settimane saranno disponibili ad attivarsi per fare in modo che quello che è successo non succeda più.